siccome c'era una risposta attesa in 24 ore, se la risposta l'ha già concepita o meno? Ma innanzitutto posso dire che io mi stupisco per lo stupore. La lettera è stata messa lì per ribadire un concetto e ribadisce un altro concetto che anch'esso è noto, che è ovvio che la Commissione europea fa notare che alcuni parametri non saranno rispettati, perché questo fa parte delle regole. Benissimo, stiamo come sempre in un dialogo assolutamente cordiale e totalmente costruttivo, sia a livello tecnico che a livello politico, con la Commissione europea. La risposta sarà inviata rapidamente, tanto per chiarire un non so se sarà inviata entro oggi. C'è scritto nella lettera possibly by oggi, quindi possibly vuol dire che forse lo facciamo un giorno dopo. Su questo la Commissione europea sarà già avvertita. Chiedo scusa per chi è impaziente, la risposta la vedrete tra poco. Si è parlato di 800.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni, corretto? Questa è stato l'annuncio che abbiamo sentito. Le chiedo di essere più specifico, si tratta di 800.000 posti che deriveranno dalla stabilizzazione di alcuni posti precari oppure di 800.000 nuovi posti di lavoro? Dunque, io capisco che una volta che uno dice un numero e ci rimane, come dire, attaccato, non vorrei usare un termine meno elegante. Quegli 800.000 sono un numero nato da un ragionamento aritmetico, quindi legato a una meccanica del modello che uno ha sotto. Quindi i numeri che calcoleremo ex post sono la conseguenza di misure messe in campo dal governo, ma anche di un segnale di fiducia che esiste una strategia di medio termine, esiste un disegno articolato, complesso, che passa per le misure degli investimenti, per le riforme strutturali e per questa finanziaria, si chiamava una volta così, la chiamo così perché c'è una certa età, per legge di stabilità. Quindi questo è il punto essenziale che vorrei. Se gli 800.000 saranno 800.000, non lo so, se mi invitate tra 3 anni, non so in quale veste, in questo convegno faremo i conti. L'Italia deve affrontare 2 sfide contemporanee, molto pesanti. La prima sfida è che siamo da 3 anni in recessione e siamo un paese che, si cita tanto la Spagna come esempio, siamo un paese che ha avuto una recessione più profonda di quella della Spagna e ha fatto un aggiustamento fiscale anche più forte di quello della Spagna. Ed è un paese che da 20 anni, se andiamo indietro di dati di lungo termine, sta perdendo colpi. Quindi la sfida è duplice: uscire da questa recessione, rimettere in moto un meccanismo profondo di crescita. Juncker ha parlato di 300 miliardi, un piano di investimenti da 300 miliardi. La domanda che forse interessa più tutti quanti è: c'è qualcosa per le imprese in quei 300 miliardi? Che ruolo avrà l'Italia nella spesa di quei 300 miliardi? Ci coinvolge? Sono misure che già sappiamo di quale natura saranno. Perché lo sappiamo? Perché è stata la presidenza italiana dell'Unione Europea, tuttora in carica, a mettere il sostegno degli investimenti al centro dell'agenda di politica economica, insieme alle riforme strutturali. E posso confermare che nelle riunioni ufficiali Ecofin e nei colloqui privati il tema degli investimenti è diventato centrale. Vi ricordate quando si parlava di austerità? Non si parla più di austerità, si parla di come sostenere la crescita e di come sollecitare gli investimenti, soprattutto privati. Io mi aspetto che la proposta Juncker, chiamiamola così, vada in questa direzione. E noi saremo esattamente in sintonia con quella proposta. Il problema è far ripartire gli investimenti. Senza investimenti, in primo luogo privati, non si crea lavoro.